Cari amici, sono Pai, bentornati al nostro viaggio digitale in Cina. In questa puntata vi porto a vedere un bellissimo lago enorme situato nel sud-est della Cina, nella bellissima provincia cinese dello Zhejiang. E questo lago si chiama Lago delle Mille Isole. Si tratta di un lago enorme, su cui sono sparse ben 1078 isolette verdi. Da qui deriva il nome Lago delle Mille Isole. E quindi potete immaginare quanto è buono, quanto è bello il sistema ecologico lì intorno a questo lago. E questa ottima ecologia ha attirato anche numerosi uccelli migratori, tra cui una specie chiamata garzetta. E questo tipo di uccello bianco ha anche un altro nome: volpe volante. Un'attività caratteristica che si svolge su questo enorme lago è la pesca. Però potete immaginare quanto è difficile pescare su un lago così enorme. A questo punto di solito i pescatori agiscono sempre in modo unito. Usano prima tre tipi di rete per individuare prima una zona, uno spazio limitato, per poi ridurre gradualmente questo spazio per catturare pian piano i pesci dentro la zona. Di solito una pesca del genere dura più di 30 giorni e il record di una singola pescata parla di oltre 300.000 pesci catturati. Termina qui il nostro viaggio in questo bellissimo lago delle Mille Isole e la prossima volta vi porto altrove.